viaggio per gli anesi. Cominciò a realizzare una serie di film sul grande schermo che... Io ero talmente innamorato di Charles Bronson che la mia prima figlia l'ho chiamata Zuleika, come la figlia di Charles Bronson. Ah, pensavo l'avessi chiamata la Charles. Siamo nel 1968, Sergio Leone è praticamente diventato un mito anche negli Stati Uniti. Cosa fa? Gli paga il biglietto d'aereo. Lei mi ha detto un pugno di dollari, l'ho trovato per un pugno di dollari, il mio demone da me. Gli paga il biglietto, arriva in Italia e vede che arriva questo spirlungone di 1,93 m, magro come un chiodo. Si era scoperato il cappello, il cinturone, il gilet, l'aveva portato negli Stati Uniti, ma è troppo magro, io voglio... No. E allora mi mette indosso questo poncio. E il poncio praticamente rimane la divisa di Clint Eastwood. Allora, cerchiamo... No, sono... Basta, eh! Oh. Allora. Emozionato, perché... Facciamo un applauso a Gio. Del vinile non la sentirete più, la sentirete solo da internet comunque, però. Allora, il bello di queste produzioni discografiche che furono fatte in un periodo storico che faceva parte dell'era dei cartoni animati, dove c'erano dietro le quinte una serie di team che lavoravano costantemente per fare colonne sonore, e questo fu uno, allora, questo fu uno degli ultimi esempi che uscirono dalla produzione della Rai.